ci troviamo anche questa sera al Fossombrone Teatro Festival per una serata particolare, ovvero la 15ª edizione. Iniziamo con una sorta di talk show, dibattito dal titolo Un teatro sceso in piazza con David Riondino, che poi accompagnerà nella seconda parte, mentre nella prima, come dicevo, ci sarà la presenza di Armando Massarenti, responsabile della Domenica del Sole 24 Ore, Lella Mazzoli, direttore dell'IFG di Urbino, e Giorgio Zanchini di Radio Rai 1. E in questo momento ci confronteremo e dibatteremo sul teatro in piazza e quello che insomma si è fatto in questi anni. Poi David Riondino ci alleterà la serata con una modesta proposta di Jonathan Swift con Fabio Battistelli e Stefano Falleri. Mercoledì 20 luglio alle 21.30, Isabella Ferrari in Fedra di Giannis Rizzos, musiche eseguite dal vivo da Giorgia Privitera al violino. Chiuderemo sabato 30 luglio alle 21.30 con Luca Zingaretti, La Sirena dal racconto Ligea di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, drammaturgia di Luca Zingaretti, musiche composte da Germano Mazzocchetti, la produzione Zocco Tocco SRL. Credo un grande programma che ci consente di affrontare serenamente questa bellissima 15ª edizione. Che cosa significano 15 edizioni? Ma intanto un impegno costante e coerente sul dal piano della qualità, perché si è tentato sempre di avere un numero limitato di artisti ogni anno, proprio per garantire un'alta qualità degli stessi. Questo connubio, questa scelta, a mio avviso è vincente, perché ha qualificato la rassegna e ci consente di guardare al futuro con una certa serenità, perché ormai il festival ha preso una sua dignità nell'ambito dei festival estivi che si fanno in piazza, e quindi credo che abbia titolo di poter proseguire. È cosa ben triste per quanti passano per questa grande città o viaggiano per il nostro paese vedere le strade, le porte delle capanne affollate di donne che domandano l'elemosina, seguite da 3, 4, 6 bambini tutti vestiti di stracci che importunano i passanti. Queste madri, invece di avere la possibilità di lavorare e di guadagnarsi onestamente da vivere, sono costrette a passare tutto il tempo andando in giro ad elemosinare il pane per i loro infelici bambini, i quali, una volta cresciuti, diventano ladri per mancanza di lavoro o lasciano il loro amato paese natio per andare a combattere per il pretendente del trono di Spagna o per offrirsi in vendita nelle Barbados. Penso che tutti i partiti siano d'accordo sul fatto che tutti questi bambini, in quantità enorme, costituiscono un serio motivo di lamentela nelle attuali deplorevoli condizioni del nostro regno, e quindi chiunque sapesse trovare un metodo onesto, facile, poco costoso, atto a rendere questi bambini parte sana, utile della comunità, acquisterebbe tali meriti presso la società che gli verrebbe innalzato un monumento come salvatore del paese. Riondino, che cosa ha di speciale questo festival? C'ha una sua misura, vedi, anche questa chiesa non è né troppo grande né troppo piccola, né troppo barocca né troppo cinquecentesca, è giusta per quello che deve essere. Le cose funzionano quando camminano con le gambe che hanno, senza strafare. La durata degli eventi, che sono 3. Ci dice in chiusura due cose sul recital suo di questa sera? Guarda, forse in linea con queste riflessioni, nel 1729 Swift, l'autore di Gulliver, che scrive delle bellissime satire, come un pamphlet ha scritto, si chiama Una modesta proposta per risolvere il problema della fame in Irlanda. C'era una fame che portava via, famiglie numerosissime, miseria infinita. E lui suggerisce semplicemente, in maniera molto violenta e paradossale, per mettere in evidenza proprio le storture, di mangiare un bambino povero all'età di un anno, pagando la famiglia, no? E per mantenerlo per un anno. Se ne mangi due, una famiglia di 10 persone, dice lui, alla fine hai mantenuto la famiglia e il bambino, che sarebbe comunque morto dopo di stenti. Quindi con questa crudeltà di narrazione mette in evidenza la crudeltà di una società che, no, di fatto divorava i propri figli, perché questo che accadeva è una cosa che fa riflettere anche oggi. Qual è lo stato di salute della cultura italiana? Risposta complicatissima, i dati non sono positivi complessivamente sul tasso di lettura, sul quanto e come gli italiani frequentano
poi il nostro patrimonio artistico, c'è qualche segno migliorativo mi sembra negli ultimi anni, ma nella comparazione con gli altri paesi ci penalizza, ci fa emergere come un paese dove si legge poco, si va poco nei musei, forse si va abbastanza al cinema, insomma complessivamente non siamo un paese che ha così grande attenzione, lo paghiamo, perché la correlazione fra benessere di un paese, anche qualità della vita e investimento in cultura e ricerca è oggettivo, ci sono ricerche internazionali su questo, potremmo fare molto di più. Attentati, morte, dolore, come la cultura può aiutare? Come sempre, lo diceva Adorno, il compito dell'artista è portare caos nell'ordine, no? Invitando, stimolando la complessità. Di fronte a quello che accade, oramai no, non dico tutti i giorni, ma insomma solo a luglio ci sono stati 4 grandi attentati, e di fronte a quello che vediamo sarebbe la risposta più istintiva, più facile, di contrapposizione, di scontro civiltà, è la più facile. La cultura, gli uomini di cultura, anche i giornalisti e il giornalismo devono fare invece lo sforzo opposto, cioè far capire che non ci sono ricette semplici e che per provare a comprendere la complessità dei fenomeni ci vuole appunto cultura, informazione, studio, applicazione, ricerca, un po' di serietà, altrimenti rischiamo di non capire nulla. Fossombrone Teatro Festival, anche in provincia si fa cultura. Beh, assolutamente, la cultura va fatta a partire dalla provincia. Noi tra l'altro non solo la provincia, addirittura le periferie le abbiamo privilegiate, perché Renzo Piano ha lanciato proprio dalle pagine della Domenica qualche anno fa, e proprio conseguenza del nostro manifesto per la cultura, proprio questa idea del rammendo delle periferie. E cioè, quindi insomma ripartiamo, non dobbiamo pensare che ci sono solo alcuni centri propulsori della cultura, la periferia si è dimostrata in questi anni molto vivace da tantissimi punti di vista, e proprio anzi da lì nasce una spinta molto forte per il rinnovamento. Aggiungo che se noi pensiamo alle piccole città meravigliose che abbiamo in Italia, dobbiamo sfuggire alla dicotomia storia da un lato, innovazione dall'altro, cioè noi dobbiamo essere in grado di innovare senza calpestare minimamente l'enorme patrimonio storico artistico che noi abbiamo, anzi esaltandolo nella maniera più efficace.